64esima stagione concertistica, qual è il programma di quest'anno? Beh, innanzitutto bisogna sottolineare quanto sia importante questo anno, perché ritorniamo al Teatro Rossini e per noi è la sede storica e la sede amatissima dal pubblico di Pesaro, e questo ci ha motivato a un nuovo impegno per garantire alla città grandi eventi. Quindi il programma l'abbiamo per ora incentrato su questo primo periodo fino a fine anno, con 5 appuntamenti di altissimo profilo, come è tradizione dell'ente concerti, e nel mese di ottobre avremo 2 appuntamenti, di cui uno che mi vede coinvolto come direttore e sassofonista solista con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana, un progetto che ho in qualche modo sollecitato io all'orchestra, che ho portato anche in tanti teatri e ha avuto un grande successo, imperniato sulla musica da film. Sempre in ottobre avremo il ritorno di Victoria Mullova con un ensemble, una delle più grandi violiniste del mondo e tanto tanto apprezzata dal pubblico pesarese, è stata già ospite almeno 3 volte a Pesaro. E ecco, quindi con questi 2 appuntamenti prende vita questa nuova stagione al Teatro Rossini. Il programma proseguirà poi in novembre con il concerto del Metamorfosi Ensemble, e proporranno delle elaborazioni di grandi partiture del balletto, quindi musica destinata alla scritta per la danza, e come il Romeo e Giulietta di Prokofiev ad esempio, e la Petrushka di Stravinsky. E andiamo avanti il 10 dicembre con Ramin Bahrami, che è un pianista che è molto legato alla musica di Johann Sebastian Bach, e un pianista veramente straordinario, specializzato in questo repertorio, e proporrà un programma interamente bacchiano fino all'ultimo appuntamento della stagione prima di Natale, con il concerto di Natale con Francesca Dego. Francesca Dego non ha bisogno di presentazione, anche lei è stata già al Teatro Rossini, è la violinista in senso declinato al femminile, è numero uno in Italia, giovane e con un talento incredibile, e qui sarà un programma classico molto molto bello. Lei eseguirà il concerto in sol di Mozart, un grande capolavoro.